Sono tre i corsi attivati per il 2019 dall'ITS Meccanica di Lanciano. Confermati i corsi in collaborazione con Sevel Academy di Atessa e con le aziende del Polo Innovazione Automotive, il terzo si svolge con la collaborazione della Adecco Italia. Un nuovo progetto è stato detto nella sede del Consiglio regionale a Pescara, che consentirà ai 26 allievi non solo di svolgere l'apprendistato di terzo livello in alta formazione, ma anche di ottenere un contratto di lavoro già durante la fase formativa. È la prima esperienza del genere in Italia, commenta per Adecco Raffaella Febbo. Il corso costituisce un canale privilegiato riservato agli studenti dell'ITS Meccanica per l'ingresso nel mondo del lavoro. Terminati questi due anni di corso, i ragazzi avranno poi la possibilità di continuare questo percorso intrapreso con la forma dell'apprendistato professionalizzante e ci auguriamo, insomma, che si possa dare ulteriore continuità e quindi veramente contribuire alla loro employability sul territorio di residenza. I corsi biennali seguono lo schema del sistema duale di alternanza tra lezioni in aula e formazione on the job. In accordo con le esigenze delle aziende, i corsi sono dedicati allo sviluppo di competenze in linea con le tecnologie abilitanti di Industria 4.0, le competenze più richieste oggi dal mondo del lavoro. Il direttore dell'ITS Meccanica, Antonio Maffei. In pratica attualmente in formazione noi abbiamo circa 130 giovani tecnici che saranno pronti e formati per il sistema produttivo abruzzese. Tra l'altro la collaborazione tra l'ITS e le aziende si sta allargando non solo a tutto il settore automotive, che è quello più fisiologicamente vicino ai nostri corsi, ma anche ad altri settori come settori della cura della persona piuttosto che l'agroalimentare. Mi chiamo Simone Manfredi, ho 19 anni, vengo da Vasto, ho frequentato l'industriale sempre a Vasto, indirizzo meccanica, quindi sono un perito meccanico e diplomato con 84 e sto frequentando l'ITS di Lanciano per specializzarmi appunto nell'ambito della meccanica e migliorare le mie competenze e conoscenze sempre in questo ambito e per cercare e sperare di trovare un buon posto di lavoro anche magari vicino casa. In Abruzzo sono 5 gli ITS attivati, una opportunità di formazione superiore per i ragazzi di rimanere nel proprio territorio ed una opportunità di crescita per lo stesso territorio, sottolinea la dirigente scolastica Patrizia Costantini dell'Industriale Da Vinci di Lanciano, scuola capofila dell'ITS Meccanica. E quindi questa è una risorsa per il nostro territorio e perché si prepara una manodopera altamente specializzata, dando immediatamente il placement, cioè questi ragazzi vengono immediatamente presi in carico e retribuiti. E dall'altra parte è un territorio che cresce, un territorio che continua a coltivare anche tra le altre, ha una spiccata vocazione industriale, quindi diciamo mettere in grado la nostra industria locale e locale e nazionale di competere con il resto del mondo vuol dire anche salvaguardare le potenzialità di sviluppo, di crescita economiche ma anche culturali del nostro territorio. Ho frequentato a Lanciano la scuola Da Vinci De Giorgi, mi sono specializzato in manutenzione e assistenza tecnica e ho deciso di iscrivermi qui a ITS per proseguire gli studi e credevo nel progetto e fortunatamente sono entrato e spero di trovare un lavoro grazie a questo progetto. Sto frequentando il corso Sevel, quindi sto continuando gli studi in manutenzione e assistenza tecnica e mi sto specializzando in manutenzione specialistica presso Sevel. Continua la sfida per le nuove competenze. Esatto, noi abbiamo un tesoro che è l'automotive, che è un tesoro di tutto l'Abruzzo, che ribadiamo con i numeri di esportazione, di produzione, di occupazione, diciamo che è un punto di riferimento per il settore industriale abruzzese. È chiaro che questo tesoro lo dobbiamo mantenere competitivo
E qui intervengono, come abbiamo presentato nell'osservatorio, diverse componenti, tra cui chiaramente la logistica, chiaramente i servizi, chiaramente una serie di fattori, ma uno delle componenti importantissime è proprio il tema delle competenze. A questo punto noi abbiamo accettato una sfida, quindi il territorio si mette a disposizione del sistema delle imprese e le imprese raccolgono la sfida per fare un istituto tecnico superiore che produce competenze nuove per il settore industriale. Quali sono queste competenze? Sono sia soft skill, quindi trasversali, che competenze verticali nell'ambito industria 4.0. Ma la cosa più bella è che si è riuscito a mettere insieme la scuola, le imprese, l'università, la provincia, gli enti locali, in questa operazione che è iniziata ormai 10 anni fa, che all'inizio sembrava una sfida impossibile, specie per le nostre aree, e oggi è una realtà. Diciamo che oggi abbiamo di fatto 5 corsi in piedi, 3 nuovi, è la prima volta che facciamo 3 corsi nuovi, 130 ragazzi che stanno studiando là, e quindi diciamo che è un risultato quasi insperabile. Chiaramente un ringraziamento particolare, specie in quest'anno, vanno a tutte le imprese del polo dell'automotive, alle altre imprese che partecipano, in particolare ovviamente alla Sevel, che ha un corso specifico con l'Academy, quindi proprio sui manutentori, e quest'anno appunto c'è il discorso della Decco, che per una grande impresa sempre abruzzese ha portato avanti, farà un corso specifico. Mi chiamo Davide Di Sabatino, vengo da Manoppello Scalo e ho 26 anni. In passato ho fatto l'Ipsia Pomiglio a Chieti Scalo in elettronica e telecomunicazioni e ho scelto l'ITS perché mi sono informato molto bene su questa scuola, le prospettive che poteva darmi e l'arricchimento personale che poteva darmi, e quindi anche con la collaborazione di Adecco ho deciso di intraprendere questo percorso che mi porterà successivamente a inserirmi in un posto buono di lavoro. Speri di trovare lavoro vicino casa, comunque nel tuo territorio, o pensi anche di poter andare fuori regione? Si può comunque sia scegliere di andare fuori regione o trovarlo nel mio territorio. Io personalmente lo voglio trovare nel mio territorio, dato sì che mi trovo molto bene qui in Abruzzo. La Regione Abruzzo è molto, molto attenta agli ITS, è molto vicina, lo è stato in passato con investimenti abbastanza importanti, che intorno a 2 milioni e 100 già per le edizioni svolte in passato. Per il prosieguo la Regione, visto la validità, visto l'importanza, visto le risultanze che sta ottenendo questa forma di formazione duale, intende proseguire negli investimenti in maniera sempre maggiore, con investimenti sempre maggiori. Ci auguriamo, come sta accadendo, che il numero delle iniziative aumentino sempre più, perché il mercato ne fa un'ampia richiesta. Vediamo che i risultati, l'occupabilità a fine corso raggiunge percentuali stratosferiche, oltre l'80%. Un dato molto importante, perché visto che l'economia si sta modificando, tutto l'impianto lavorativo pure delle maestranze, ormai è sempre più richiesto una maestranze qualificate. Notizie del Sole 24 Ore, in Italia abbiamo solamente 10.000 ragazzi che si sono formati presso gli ITS, mentre in Germania c'è una cifra di gran lunga superiore, che va oltre le 800.000 unità. Questo ci fa capire che bisogna puntare sempre più verso questa forma di professionalizzazione. E poi questa forma di sinergia con Ministero, Regione e mondo imprenditoriale è una rete di successo che dovrà necessariamente progredire e perfezionarsi sempre nel tempo. Sono Antonia, vengo da Lanciano, ho 22 anni, ho frequentato il liceo scientifico opzione scienze applicate e in seguito ho scelto di frequentare ingegneria meccanica ad Ancona, attualmente sto ancora finendo gli esami e ho scelto questo corso, in particolare Sevel, perché la Sevel è tra le aziende più grandi in Val di Sangro e questo
a rigor di logica fa pensare che ha delle tecnologie più avanzate, quindi comunque per un corso di preparazione tecnica sicuramente ha un impatto più forte magari rispetto ad un'altra azienda. Quindi che tipo di lavoro speri di fare in Sever di domani? Beh, io spero di fare un lavoro che comunque mi permetta di continuare a crescere dal punto di vista professionale anche mentre lavoro comunque, e appunto fare magari il manutentore o non so, il gestore di linea o questo genere di cose mi permetterà sicuramente di continuare ad avere aggiornamenti sulle nuove tecnologie e sui nuovi sistemi di automazione industriali. Ad oggi sei l'unica donna del corso, come ti trovi? Come ti trattano i tuoi compagni? Ah, i miei compagni di classe sono parecchio simpatici e comunque non si fanno molti problemi con una donna in classe.